State alla Creative Mondo Sarcio con noi il sindaco San Domenico, sindaco primo stage internazionale. Cosa ne pensi? Soprattutto felice di aver ospitato questo evento. Certo, contenti e orgogliosi di questi momenti, perché è da questi momenti che deve ripartire il calcio italiano. Noi tutti siamo un pochettino stanchi di vedere solo e soltanto top player, magari stranieri, che vengono in Italia. Vogliamo, desideriamo vedere giovani calciatori che vengono dai vivai, che vengono dalle giovanili, che vengono dalle scuole, perché no? Che vengono appunto reclutati in questi momenti come oggi, come questo di oggi, che vengono scoperti, ecco, ci sono appunto i talent scout che scoprono questi ragazzi e poi portati alle società che ne faranno poi degli atleti professionisti. Con noi anche l'assessore allo sport Ambrosone. Dopo la bellissima iniziativa di Sport e Solidarietà, questa va nell'ambito dello stesso circuito, anche se è uno stage internazionale organizzato da Sergio Buono e Company. Cosa ne pensa? Sì, come hai detto tu Franco, sono in qualità di consigliere delegato allo sport, è stato un piacere organizzare questo evento per il nostro amico Sergio Buono. È bello vedere anche tanti ragazzi inseguire i loro sogni, correre dietro un pallone e sperare appunto che ci sia qualche talento da poter offrire al calcio professionista. Infatti lo sport, oltre ad essere bello di per sé, è aggregazione, è bello dello stare insieme e appunto deve anche valorizzare i ragazzi e impartire appunto i sani valori e principi che uno sport può, che lo sport può offrire. Oggi è una bellissima giornata per ospitare questo stage e speriamo appunto che da questo stage ci sarà qualche futuro campione da poter far esordire anche in Serie A. State all'Egretto con noi il rappresentante della SD Tonino Cisterna, Sergio Buono, che ha organizzato, l'associazione ha organizzato questo evento, un evento importante, Sergio, che serve a valorizzare e scoprire nuovi talenti che potranno avere un futuro. Sì, sicuramente. La SD, gestita da mia moglie, ha organizzato questo evento internazionale di ragazzi che vengono da tutto il mondo e quindi con scouting di Serie A che verranno a visionarli, sperando che qualcuno di loro possa avere un futuro qua in Italia, e quindi abbiamo organizzato questa cosa, una bella cosa qui a Montesarchio. Ringraziamo il comune che si è messo a disposizione, l'assessore dello sport Ambrosone, al Giada Montesarchio e al Montesarchio stesso che ci ha dato la disponibilità del campo, e quindi speriamo che riesce nel migliore dei modi.